Benissimo. Allora, Dario Fabi probabilmente lo conoscete già tutti, è il direttore editorialista della rivista Domino, dove tiene anche un corso di formazione, se non Sì, sbaglio. cioè è collegata alla rivista una scuola di geopolitica che è aperta a neolaureati ma anche a professionisti che va da gennaio a giugno. È un corso informale, nel senso non è una scuola inquadrata, ma in cui proviamo ad insegnare uno strumentario geopolitico. Ha fatto anche formazione presso diciamo, il Consiglio dei Ministri, aveva un Sì? ente formativo No, che è diretto. ho partecipato ho tenuto alcune lezioni presso il Dipartimento di Informazione per la Sicurezza, che è collegato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Tengo seminari qui a Milano, alla Sì, in IULM, al tutto. MICRI, che è il Master di Relazioni Internazionali. Insomma, il mio mestiere principale è fare l'analista geopolitico e Poi scrivere sulla mia rivista con sappiamo che grande. adesso farà anche collaborerà con una trasmissione di Rai 1, Sì, quella di Angela. ne sono molto onorato, nel senso mi hanno inserito come divulgatore di geopolitica nella nuova trasmissione di Alberto Angela, assieme a nomi ovviamente più noti e più prestigiosi di me, e questo mi rende particolarmente orgoglioso. Per accedere alla sua rivista c'è un sito bellissimo dove la sua rivista è arrivata al primo anno, mi Sì, immagino. Sono usciti 12 numeri. un pochino di più, sì, 14 numeri totali, sì, si trova in tutte le edicole e poi chi vuole anche Abbiamo cercato di portarne qui qualcuno attraverso la libreria Mondadori, ma ma dovrebbero esserci, adesso io, il collaboratore adesso della rivista dovrebbe aver portato delle copie dell'ultimo numero, del quale peraltro parleremo anche questa sera, parleremo questa sera. per chi vorrà. Perfetto, allora io inizierei lasciando la parola a lei se ci introduce. Noi abbiamo fatto 8 conferenze, abbiamo a volo un po' di uccello, toccato tutti i pianeti della Terra, dall'Africa all'America Latina, con professori diversi. Questa sera l'età di un mondo sarebbe lo stato del mondo, una sorta di sintesi dei punti caldi della Terra, dei possibili sviluppi. E di cosa ci attende, visto questi momenti anche di contemporaneità assurda, questo è successo proprio l'altro giorno, eccetera. In Per cui effetti. se vede lei come organizzare Certo. il senso è di coprire un pochino. Guardi, intanto la ringrazio ancora per l'invito, per l'ospitalità e ragionando proprio sul tema, quando ci siamo sentiti, appunto, la sua idea che ho colto con grande piacere era quella di descrivere lo stato del mondo, senza neanche farlo apposta, a dire la verità, il nuovo numero, quello che è appunto in edicola di Domino, si intitola Il Mondo Contro. Ed è un'occasione, è stata per noi un'occasione per raccontare lo stato del mondo rovesciando il nostro sguardo. Cioè, quando si prova a tratteggiare lo stato dell'arte in giro per il pianeta, inevitabilmente si parte, come in ogni occasione, da un punto di vista. E in forma altrettanto inevitabile si parte dal nostro punto di vista, no? No, visto che siamo mediamente occidentali, italiani nel caso specifico, dentro il campo statunitense in senso geopolitico, strategico, e potrei proseguire. Quello che noi abbiamo voluto realizzare, che mi piacerebbe qui come argomento di discussione affrontare insieme a voi, è un rovesciamento del punto di vista, cioè quello che dovrebbe indurci a guardare le cose non dall'Occidente, ma dall'anti-Occidente, cioè dal resto del mondo, che è poi la maggioranza dell'umanità, che ha, come è chiaro, una visione lontana dalla nostra e che vediamo in maniera plastica già in questa guerra, cioè la guerra d'Ucraina, che è il punto da cui siamo partiti. Cioè, se noi vediamo chi sostiene attivamente, sia sul piano economico che militare, l'Ucraina, incontriamo immediatamente la consapevolezza che siano soltanto paesi occidentali, nessun altro. Cioè soltanto i paesi dell'Europa, e nemmeno tutti, con alcune eccezioni, più gli Stati Uniti, il Canada, il Giappone, la Corea del Sud, quindi due paesi, il Giappone e la Corea del Sud, che ovviamente non sono occidentali, ma che da decenni e decenni sono nel campo statunitense, più Australia e Nuova Zelanda, che sono formalmente ancora, come il Canada, sudditi del re d'Inghilterra, quindi sono dépendance dell'Occidente in giro per il mondo. E ho già detto tutti i paesi che applicano sanzioni alla Russia, li ho già detti tutti. Cioè, quindi tutti i paesi europei, tranne alcuni, ad esempio che so, la Serbia, la Turchia, non applicano sanzioni alla Russia, neppure il Kosovo, ovviamente che ha anche problemi di riconoscimento in senso generale, eccetera, eccetera.
e poi quelli esterni all'Europa che ho citato, basta. Tutto il resto dell'umanità non applica sanzioni alla Russia, dalla Turchia alla Cina, all'India, al Brasile, passando per l'Argentina, per il Sudafrica, l'Etiopia, ma davvero l'Algeria, potrei proseguire, tutti i paesi che non ho nominato, che l'Iran, neanche a dirlo, che sono paesi che sommati compongono nettamente la maggioranza dell'umanità. Cioè siamo oltre i 4 miliardi di esseri umani, quasi 5 miliardi a doverli contare tutti. E non c'è niente di più divertente, se non fosse un po' sciocco, quando in questa guerra invece ci diciamo che la Russia è isolata. Beh, vedi, la Russia è isolata da noi, sì. Isolata dal resto del mondo, insomma, è difficile soffrire di solitudine con quasi 5 miliardi di esseri umani che comunque non ti tifano contro, in molti casi addirittura sostengono la Russia in questa guerra. Allora abbiamo, parallelamente a questo, iniziato a chiederci perché. Cioè, che stato del mondo ci racconta una grandezza di questo tipo? Vuol dire che questi miliardi di esseri umani hanno in simpatia la causa russa? Sarebbe un po' strano, non solo perché comunque è un'aggressione ai danni di un paese che non aveva provocato la Russia, e allo stesso tempo si tratta, tutti i paesi che ho citato non occidentali, si tratta di soggetti che hanno subito invasioni, sottomissioni, colonizzazione per molto tempo. Possibile che non abbiano nessuno sdegno davanti a quello che è successo all'Ucraina? Evidentemente c'è qualcos'altro che ci sfugge. I soggetti in questione non prendono neppure in considerazione chi sia nel torto e chi sia nel giusto, non entrano in questo tipo di diatriba. Per usare le parole del ministro degli esteri dell'India, cioè il paese più popoloso del mondo, nonché una democrazia, perché mai, si è chiesto il ministro, noi dovremmo cambiare il nostro approccio alla Russia per intervenire con categorie morali, ho usato proprio questa espressione, in una disputa tra soli bianchi? Cioè il punto visto da lontano è tradotto e rovesciato, ma quando succede in Africa o in America Latina o in Asia che ci sono colpi di Stato, spesso peraltro appoggiati o istigati da qualche paese occidentale, oppure invasioni, stermini, eccetera, siamo così sicuri, lasciava intendere il ministro degli esteri indiano, che voi occidentali prendiate ogni volta la parte di questo o di quello con categorie morali? E noi sappiamo bene, insomma, senza nasconderci di dietro un dito, che non è sempre accaduto. Ecco, usiamo un eufemismo. Di solito o non ci interessa niente, sono crisi lontanissime, alle quali così per pulirci l'anima possiamo inviare a babbo morto qualche soldo per la ricostruzione tra l'aperitivo e la cena, ma per il resto non, di certo non cambiano la nostra vita, purtroppo. E loro, rovesciando il campo, ti dicono nemmeno a noi. Anzi, il ministro degli esteri indiano ha aggiunto, noi rappresentiamo, come l'India, il più grande paese della terra. Nessuno può dirci come dobbiamo guardare le cose. Che può essere anche un approccio eccessivamente solipsistico, no? Quasi egocentrato al parossismo, che tuttavia davanti a un paese che conta 1,4 miliardi di abitanti, diciamo che il rischio di credersi autoreferenziale è comunque patologico. Ogni sindrome autoreferenziale lo è, ma insomma, un conto se Singapore si sente autoreferenziale, un conto se si sente l'India, c'è una bella differenza. Qualche attenuante gliela diamo, ecco, mettiamola così, o la Cina. E abbiamo incominciato ad indagare questo approccio, perché la geopolitica, che è una bestia strana, che adesso tra i vari difetti che ha, forse oggi ne ha uno più degli altri, cioè va di moda, di solito ciò che va di moda diventa o immangiabile o inutile, la geopolitica deve avere un pregio, perlomeno, almeno la geopolitica nella quale proviamo a trafficare noi a domino, cioè il pregio di spogliarci delle nostre lenti, dei nostri panni abituali e metterci in quelli degli altri. Ma non è, attenzione, un narcisistico esercizio per toglierci dal senso di colpa. Allora, adesso mi metto nei tuoi panni, tanto tra un paio d'ore poi indosserò nuovamente i miei, e chi si è visto, si è visto. È qualcosa che a noi serve proprio nell'analisi, perché se tu non rovesci il tuo punto di vista, non puoi giudicare ciò che accade. Se tu applichi, noi abbiamo scritto
un piccino manifesto quando abbiamo fondato la rivista insieme a Enrico Mentana, ad Alice Mentana. Abbiamo pensato che dovessimo in poche righe spiegare ai lettori che si avvicinavano alla rivista che diavolo fosse, perché comunque una rivista che arriva, anche se noi eravamo in piena guerra, era l'aprile del 2022, una rivista deve comunque introdursi a qualcuno, no? Sì, i fondatori erano uno in particolare, non certo io, molto noti in senso generale, ma comunque una rivista nuova deve presentarsi ai lettori, e in questo manifesto piccino che abbiamo scritto abbiamo espresso l'intenzione di non applicare quelle categorie prêt-à-porter che sono le nostre agli altri, perché poi i conti non tornano, e di solito nella politologia, non solo, quando non tornano si battono i piedi e si dice che gli altri sbagliano, cioè non è colpa del nostro metodo. Se io voglio giudicare, così ci capiamo in maniera più cruda, la Russia attraverso le mie categorie, i conti non torneranno mai. Se a domanda, ma le sanzioni piegano la Russia, le fanno male, noi rispondiamo guardandole da qui, la risposta è certamente sì. Perché se noi ad esempio stessimo subendo in questo momento le sanzioni applicate alla Russia, probabilmente non dureremo neanche una settimana. Ma non perché i russi siano super uomini o super donne, sono esseri umani come tutti gli altri, ma perché le collettività, i popoli non vivono tutti allo stesso modo, hanno categorie diverse, obiettivi diversi, e come tutti gli esseri umani, gli individui singoli, in base all'obiettivo poi agiscono, e quindi in base al loro approccio, alla loro cultura, eccetera, noi, ciascuno di noi, ha una tendenza al sacrificio diversa, perché tiene ad un obiettivo oppure ad un altro, e questo vale anche per le varie collettività. Quindi per rispondere alla domanda, ma le sanzioni alla Russia fanno male? La risposta, a nostro avviso più corretta, dovrebbe essere sì. Le sanzioni alla Russia fanno male, nessuno fa piacere vedere scadere il proprio, sebbene risicato, benessere come in Russia, fanno male, ma cioè immediatamente un ma, non bastano a piegare la Russia, e come mai? E lì ci vuole qualcos'altro. Quindi, ripartendo dall'inizio, a che punto è il mondo, qual è lo stato dell'arte, dobbiamo già fissare alcuni paletti dopo questa, come dire, escursione nel metodo, nello sguardo sugli altri. E abbiamo un mondo che oggi si dibatte nelle definizioni, come sempre. Che mondo è? Post-unipolare? Post-guerra fredda? Bipolare? Sembra una cosa un po' psichiatrica. Multipolare? Qualcos'altro? Nel frattempo, di solito, mentre si discetta delle definizioni, la vita prosegue e gli eventi accadono comunque, quindi già le definizioni di per sé sono un tentativo di cristallizzare, di fissare qualcosa che è in movimento, quindi hanno un significato relativo. Tuttavia, qualche punto fermo ce l'abbiamo, e il primo da cui dobbiamo partire nella descrizione del mondo, prima di tornare al mondo contro, è che c'è una superpotenza che resta ancora nettamente sopra le altre, che sono gli Stati Uniti d'America. In fondo la guerra d'Ucraina, che è una guerra che ovviamente gli americani non hanno né cercato né benedetto quando è scoppiata, però proprio in questo conflitto hanno mostrato una prova di forza non da poco. Perché? Perché in totale surplus, si direbbe nel ciclismo, sono riusciti a far impantanare la Russia. Certo, ci si è messo anche l'eroismo dei soldati ucraini, è ben inteso, ma i soldati ucraini sono pagati dagli americani, proprio tecnicamente, non vuol dire che sono pagati come mercenari, cioè senza il sostegno anche nostro finanziario all'Ucraina, Kiev non avrebbe i soldi per proseguire la guerra, questo è evidente. Così soprattutto gli americani forniscono loro gli armamenti, e oltre agli armamenti l'intelligenza militare, e poi l'addestramento, e poi i satelliti, e poi la dottrina, perché la dottrina militare non si improvvisa, la dottrina militare ucraina in questi anni è diventata molto diversa da quella russa, che è di ascendenza sovietica, è diventata una dottrina molto mobile, molto più agile. La sovietica, perché? Perché ovviamente l'Ucraina in sé è inferiore alla Russia sul piano militare, quindi deve ed ha escogitato forme di combattimento alternative attraverso la NATO, cioè attraverso gli Stati Uniti. E con quattro armamenti, è un'iperbole ma non troppo lontana dalla realtà, cioè pochi armamenti ma iper sofisticati, gli Stati Uniti sono riusciti a costringere la Russia ad impantanarsi sul terreno.
E beh, non è poco, senza combattere direttamente, senza impantanarsi a sua volta, come invece è capitato che sono in Iraq o in Afghanistan, e senza, per il momento, incrociamo le dita, arrivare alla guerra diretta con Mosca. Questo ci ricorda che forse negli ultimi anni, a dire la verità, gli Stati Uniti, che ci sembrano in ampio declino, hanno semplicemente razionalizzato la loro condotta. Stanno maturando, sono stati un impero adolescente per moltissimo tempo, quindi come tutti gli adolescenti tendenti all'esuberanza, gli americani sono stati abituati ad intervenire militarmente semplicemente dove vogliono, ma nessun impero può permettersi questo, perché nel momento in cui tu metti i piedi nel piatto in una crisi, gli altri non stanno a guardare, mentre tu ti incastri da solo, come hanno fatto gli Stati Uniti che sono in Afghanistan, così in Iraq, le tue potenze antagoniste si muovono e beneficiano di questa tua distrazione. Ci hanno messo un po', come direbbe Churchill, gli americani le sbagliano tutti prima di fare la cosa giusta, lo diceva da inglese imparentato con americani, quindi con una punta evidente di perfidia, però adesso sembra che abbiano razionalizzato il loro agire. Nell'incomprensione altrui, e questo è un vantaggio, l'incomprensione non è mai uno svantaggio in assoluto, dipende insomma quale grado di incomprensione, ma quando nel 2021, ad agosto, gli americani lasciano l'Afghanistan, l'impressione è che siamo davanti ad un paese in assoluto disarmo, che va morendo. In realtà stanno razionando la loro posizione, perché non aveva nessun senso stare in Afghanistan neanche dal 2001, neanche un giorno, figurarsi 20 anni. L'Afghanistan non è un paese, ma è un territorio complicatissimo da ogni punto di vista, ma soprattutto, perdonate la crudezza, perderlo ad averlo non cambia niente nelle dinamiche globali. Non è scritto da nessuna parte che chi tiene l'Afghanistan poi domina il mondo, ma per quale ragione? Eppure sono stati lì 20 anni, perché non sapevano come andarsene, perché devi ammettere la sconfitta, perché devi dire che le cose non sono andate esattamente come pensavi, perché devi cominciare a ripensare la tua tattica, e questo per un paese anche messianico come gli Stati Uniti è molto faticoso. Eppure questa razionalizzazione oggi consente agli americani di essere al primo posto, staccati dagli altri. Quali sono i loro vantaggi principali? Come mai gli Stati Uniti d'America sono ancora oggi, dopo 30 anni rotti di unipolarismo, vedremo se siamo ancora nell'età unipolare, comunque sono la prima potenza del pianeta? Quali sono i vantaggi che li caratterizzano? Beh, uno, il primo vantaggio è di esistere su Marte. Cioè gli Stati Uniti sono l'unica superpotenza della storia, non ce n'è mai stata un'altra, che non è nativa, usiamo un po' osceno questo participio aggettivato, ma comunque che non è nativa della massa eurasiatica. La massa eurasiatica è laddove, quindi la penisola europea è attaccata all'Asia, sapete che l'Asia è quasi, con l'Europa sono pressoché lo stesso continente. Da sempre le potenze si giocano la massa eurasiatica, che sono tutte provenienti da qui. Stati Uniti d'America no, non era mai successo. Che vantaggio dà? Beh, per rovesciare un famosissimo aforisma di un grande letterato americano che si chiamava Waldo Emerson, lui diceva: gli americani non possono tornare a casa. Il suo era un riferimento agli immigrati, cioè chi arriva negli Stati Uniti non può tornare indietro. Rovesciandolo, applicandolo al senso strategico degli Stati Uniti, il grande vantaggio degli americani è che possono tornare a casa. Cioè se le cose si mettono male qui o nell'Indo-Pacifico, gli americani possono tornare in Nord America, noi no. Noi sempre nel centro dell'Europa, noi addirittura nel centro del Mediterraneo siamo. L'India è conficcata nella parte orientale dell'Asia, come ben sappiamo, sopra il Tibet, sotto il deserto mongolo, e lì è. E potrei proseguire, ovviamente gli Stati Uniti no, quando tutto precipita se ne possono andare, non sono mai più riusciti a farlo dalla seconda guerra mondiale, hanno provato l'ultima volta tra la prima e la seconda guerra mondiale, quando il loro isolazionismo, che nasce esattamente da questo, perché gli americani hanno alternato fasi di isolazionismo ad altre di maggiore espansionismo, perché hanno questo vantaggio, cioè voglio dire, se la Germania decidesse di essere isolazionista, che nel centro del continente europeo proprio non potrebbe,
loro hanno anche una sindrome, no? I tedeschi la chiamano Mittelage, letteralmente stare in mezzo, loro stanno proprio in mezzo. C'è una celebre canzone americana che si chiama Stuck in the Middle with You, che sembra, cioè, incastrato nel mezzo con te, che è, sembra la traiettoria geopolitica della Germania, che non ha né ad est né a ovest barriere orografiche, non ha montagne. Al fiume Reno, a occidente, un paio di fiumi, uno su tutti, l'Oder, nei nuovi confini, ma che non lo sono mai stati storicamente a oriente. Gli Stati Uniti, il primo vantaggio è questo, che non è soltanto un rifugio, è la ragione per la quale tutti i soggetti, nessuno escluso, se possono scegliere, a volte non si fa in tempo, tra un egemone e un altro, scelgono gli Stati Uniti d'America. Adesso, a noi hanno insegnato che gli Stati Uniti d'America vengono scelti perché sono belli, pettinati e democratici. Dubito fortemente che i vietnamiti che vivono in una dittatura comunista, il Vietnam oggi è di fatto un alleato degli Stati Uniti d'America, abbiano scelto gli Stati Uniti perché democratici. Così come dubito fortemente che l'abbiano fatto le Filippine, che democratiche certo non sono, o la stessa Polonia, che ha un'idea della democrazia perlomeno diversa dalla nostra. Eppure è il principale alleato degli Stati Uniti in Europa insieme al Regno Unito oggi. Tutti questi soggetti scelgono la potenza più lontana, perché gli americani sono lontani. Questo è un grande vantaggio, succede anche con i parenti, no? Qual è il parente migliore? Quello che non vedi mai. Di cui inizi anche a provare una certa nostalgia. Poi improvvisamente si presenta 4-5 volte a casa, dice, ma insomma, era meglio prima, ecco, era molto più affascinante. Gli americani sono uguali, perché tutti pensano, prima o poi se ne andranno. Se io finisco sotto ai cinesi e sono il Vietnam, la Cina non scomparirà mai. 1.380.000.000 di abitanti sopra la testa. Gli americani sono 324 milioni dall'altra parte dell'oceano. Cioè, capite il vantaggio nello sceglierli. Peraltro sono la più grande potenza militare del pianeta. E anche questo, al di là delle chiacchiere, i valori democratici, eccetera, insomma, è un vantaggio quando scegli loro. Secondo vantaggio che hanno gli americani, qual è? Beh, sono una potenza marittima. E che potenza marittima? La più importante della storia. Perché è un vantaggio essere una potenza marittima? Perché le potenze marittime possono, dal mare, per l'appunto, soffocare gli altri. Farlo dalla terra è molto più complicato. Devi costruire le infrastrutture, devi occupare i territori. Farlo dal mare vuol dire piazzarsi, come davanti casa di qualcuno e dire tu da qui non esci. Ed è stato questo il vantaggio degli inglesi contro Napoleone, così, per intenderci. O il vantaggio che poi hanno avuto i romani nel corso della storia dopo aver battuto Cartagine, o quello che ebbero gli ateniesi, in particolare con i persiani. Cioè stare sul mare vuol dire essere quasi inarrivabile. E beh, la potenza marittima americana lo è, ancora oggi nettamente rispetto alla Cina. Quarto e ultimo vantaggio che rende gli Stati Uniti d'America, anzi ce ne metteremo un altro, facciamo cinque, facciamo tombola. Quarto e ultimo vantaggio, quindi penultimo, degli Stati Uniti è quello di avere una popolazione che si mantiene giovane. A differenza della nostra, adesso non si offenderà nessuno, peraltro l'anzianità è pura saggezza, quindi noi ce la prendiamo con grande emozione, arrivarci, tra l'altro congratulazioni per chi già ha raggiunto alcuni livelli. Gli Stati Uniti invece mantengono giovane la loro popolazione perché se vuoi essere una superpotenza devi averla giovane la popolazione, ma non è una questione di produzione. Noi da qui abbiamo appunto, diciamo all'inizio, di rovesciare il nostro punto di vista. Noi siamo un paese che è un satellite di un impero e i paesi satellite si occupano di economia, non si occupano di potenza tout court, altrimenti non sarebbero satelliti, non si occupano di strategia tout court, perché altrimenti non sarebbero satelliti. Quindi per noi la popolazione a che serve? A produrre, a questo serve essenzialmente. Se non è giovane, chi produce nelle fabbriche? E poi chi paga lo Stato sociale? Questi sono i discorsi che si fanno in Italia. Chi paga le pensioni, ad esempio? O l'assistenza sanitaria, la nostra sanità? Beh, negli Stati Uniti è un po' diverso perché l'America non ha neppure una manifattura, o quasi. Per la sua grandezza è come se non ce l'avesse. Non produce niente. E lo Stato sociale americano, in molti stati, è discretamente assente. La popolazione giovane serve a fare la guerra, senza essere troppo criptici, perché è evidente, insomma, è questo, dicevamo, di riportare agli esseri umani, è questo che rende poi la geopolitica la più complessa delle discipline, perché non c'è niente di più complesso di un essere umano.
ed è per questo che poi i soggetti, le collettività sono così complesse, perché sono aggregazioni di esseri umani. Ebbene, le mani non dovrebbe mai alzarle a nessuno, per carità, è evidente che più incline un ventenne ad alzare le mani che un ottantenne. Questo vale anche per le nazioni. Una nazione che ha un'età media, dico a caso, di 24 anni, quindi molto molto giovane, certamente è più inclina a fare la guerra della nostra, che ne ha 46,7 di anni di età media. E così andando. Gli Stati Uniti si mantengono giovani attraverso l'immigrazione, che gestiscono in modo assimilatorio, cioè in modo violento, rendendo gli immigrati perfettamente americani, senza più memoria, no? L'immigrazione negli Stati Uniti è di tipo, da noi è, si tende all'integrazione, possiamo, a volte neanche ci riusciamo, ai noi, ad integrare i nuovi arrivati. In paesi come gli Stati Uniti, gli immigrati non vengono integrati, vengono assimilati, che è molto diverso. Cioè gli immigrati che si integrano mantengono comunque un legame con la madrepatria originaria. Sono madrelingua, hanno il costume del paese in cui sono nati, in cui sono cresciuti, quindi del paese adottivo in un certo senso, ne rispettano le leggi, conoscono i costumi, gli odori, eccetera, tuttavia non recidono mai, se sono integrati, il loro legame con il paese d'origine. È come se mantenessero una doppia fedeltà, anche ancestrale. Ecco, nei paesi assimilatori questo non può succedere. Non c'è niente di più divertente quando noi scambiamo gli italoamericani per italiani. L'italiano hanno a volte il cognome anche scritto male, perché l'anagrafe statunitense, quando arrivavano, non era in grado sovente di scrivere il loro cognome, loro erano analfabeti e non lo sapevano dettare. Ma per il resto l'italiano non hanno più niente, perché sono stati assimilati, cioè come se non avessero più alcuna memoria. I loro figli, ovviamente, i loro nipoti, non hanno più memoria del paese d'origine. I film, quelli americani, anche quelli che possono sembrare più pop, come ogni opera che imita la realtà, servono a darci degli spunti involontari, no? Non so chi di voi ha mai visto un film d'avventura degli anni Ottanta che si chiamava Ritorno al futuro, che il caso vuole che è stato anche il titolo del primo numero di Domino, che è un film diretto da Robert Zemeckis, in cui lo scienziato pazzo, che è il coprotagonista del film, che si chiama il dottor Brown, a un certo punto dà una lezione di assimilazione a Marty McFly. Gli dice: mi chiamo Brown, che è scritto all'inglese, cioè vuol dire marrone, no? È un colore, anche un cognome, Brown. Dice: però vedi, questo non è il mio cognome vero, gli spiega, perché il mio cognome vero, prima della Seconda Guerra Mondiale, cioè della mia famiglia, era von Braun, scritto Braun alla tedesca, cioè Braun, sempre marrone vuol dire, con il von che è il patronimico davanti, cioè di marrone, no? Poi, come è successo nell'assimilazione negli Stati Uniti, i tedeschi, che sono ancora oggi il primo ceppo di origine, gli americani sono essenzialmente tedeschi o irlandesi che parlano inglese, ma soprattutto tedeschi che parlano inglese, che tra la prima e la seconda guerra mondiale hanno molto spesso dovuto cambiare i loro cognomi per evitare una persecuzione all'interno del loro paese, e Brown è diventato improvvisamente all'inglese. Infatti chi conosce l'America non esattamente nel profondo e vede troppe serie televisive trova cognomi che sembrano tutti inglesi. La maggior parte di quelli che vedete sono tutti finti. Trump non è mica il suo vero cognome, ovviamente, no? Il suo vero cognome è Trumpf. Il nonno era bavarese, era del Palatinato bavarese, peraltro, proveniente da una cittadina che si chiama Karlstadt, che il caso vuole sia la stessa città, se non faremo pubblicità, di una notissima marca di maionese americana, dal cognome tedesco anche quella, la cui discendente peraltro si è sposata con John Kerry, la signora Teresa ha sposato John Kerry, che è stato altro cognome finto, quello cognome è Ken Kerry, inglesizzato, che è stato, immagino lo sappiate, segretario di Stato ai tempi di Obama. Ecco, che c'entra questo con i vantaggi degli Stati Uniti? Beh, avere una popolazione assimilata in questo modo, che diventa ineffabile, cioè noi non riusciamo più a distinguere, a meno che davvero lo scavo non sia profondo, io lo faccio per mestiere, ma comunque altrimenti non riusciamo a distinguere gli americani, ci sembrano tutti inglesi, infatti gli italiani scambiano sempre gli inglesi con gli americani, non ci si capisce niente, sono tendenzialmente tedeschi gli americani, anche storicamente, che sono stati assimilati. Oggi uno dei problemi infatti degli Stati Uniti d'America qual è? Assimilare soprattutto i messicani. Perché? Non tanto per quello che scriveva il nostro amico Samuel Huntington, che era un, dal cognome vero in questo caso, molto inglese. Huntington è veramente cognome, vuol dire letteralmente proveniente dalla città della caccia, no?
ton è una desinenza che indica, poi diventa town anche in inglese, indica un luogo nelle lingue germaniche, mentre hunt è la caccia, quindi molto inglese come cognome, diceva, beh, non riusciamo ad assimilare gli spanici, lui diceva, quindi mancando la dimensione strategica in realtà, perché sono troppi, essenzialmente. Anche i tedeschi erano tantissimi. All'inizio del Novecento i tedeschi nel Midwest erano di gran lunga la maggioranza della popolazione, parlavano male inglese. Quando durante la Prima Guerra Mondiale ci fu il compleanno del Kaiser Guglielmo, a Chicago, città tedesca per eccellenza, scesero in piazza 1.200.000 persone per festeggiarlo. Non sei millenni fa, poco più di un secolo fa. E il problema degli ispanici è il problema nelle assimilarli per gli Stati Uniti non è che siano troppi, è che per la prima volta hanno a che fare con un ceppo di immigrazione che non viene dall'altra parte dell'oceano, ma che viene dall'altra parte del fiume, che sono i messicani. L'assimilazione, come diciamo, prevede la recisione totale della memoria, cioè tu non hai più nessuna madrepatria. Ricordate, citavo Emerson che diceva non si può tornare a casa, no? Gli americani they can't get back home, dicevano non possono tornarsene a casa, e i messicani sì. Basta attraversare il fiume. Noi non potevamo, noi, gli italiani non potevano, perché attraversare l'oceano era decisamente più complesso. Il fiume a cui faccio riferimento è il fiume che segna il confine tra il Texas e il resto del Messico, che gli americani chiamano Rio Grande, storpiandolo dicono Rio Grande, c'è anche una famosa canzone degli ABBA, qualcuno di voi era in pantaloni corti all'epoca se li ricorderà, che si chiama proprio Fernando, in cui si cita il Rio Grande, ma che i messicani non chiamano Rio Grande, perché per loro non è il fiume principale, ma lo chiamano Rio Bravo, ma è comunque lo stesso fiume, ed è la ragione per cui gli Stati Uniti hanno costruito un terzo di muro tra il Messico e gli Stati Uniti stessi. Non è una questione di immigrazione, come noi possiamo immaginare da qui, è come quel furbacchione avventato e improbabile di Trump ha provato più volte a rendere, perché gli americani hanno bisogno degli immigrati, quindi non è che li fermano in maniera autolesionistica. Il muro che hanno già costruito per un terzo lungo il confine tra Stati Uniti e Messico dovrebbe servire nella loro testa per dividere i nipoti che nascono negli Stati Uniti dai nonni che rimangono in Messico, finché si spezzi quel legame e possano essere assimilati. A che cosa servono? A fare la guerra, sempre lo stesso motivo. Cioè la popolazione deve rimanere giovane per fare la guerra. Era ciò di cui si preoccupava che sono Giulio Cesare e De Bello Gallico, non è che hanno inventato niente. Giulio Cesare, seduto in un accampamento durante la campagna di Gallia, scrive qual è la principale preoccupazione, è che il costume di Roma invecchi. Lui usa un'espressione che oggi è molto poco urbana, perché offensiva nei confronti delle donne, insomma era un signore di qualche millennio fa, ma il senso era quello, cioè che il costume invecchi, temeva che accadesse questo. Tutto questo bailam per raccontare il vantaggio che gli Stati Uniti d'America continuano ad avere sulle altre superpotenze. Dopo di loro chi c'è? Beh, non possiamo non parlare della Cina, prima di arrivare alla Russia e chiudere con un passaggio veloce sul continente europeo. Beh, la Cina è un paese, certamente il numero due se dovessimo realizzare una classifica, no? Senza alcun dubbio, è un paese in grande difficoltà, che se no può sembrare in netta ascesa. Perché in grande difficoltà? Partiamo proprio dall'aspetto demografico. L'età media in Cina è 41 anni, più alta, nettamente più alta che negli Stati Uniti, un bel po' più bassa della nostra, ma ciò che preoccupa ancora di più è quanto si è invecchiata velocemente in 50 anni. Quando nel 1971 Henry Kissinger, che immagino conosciate, grande tattico americano, tedesco, naturalizzato statunitense, bavarese anche lui, esattamente come Trump, ma Trump è nato negli Stati Uniti, Kissinger decisamente no, e lo si sente ancora oggi appena compiuto 100 anni, ha sempre mantenuto il suo accento bavarese sull'inglese, non l'ha mai perso, sebbene sia anche un letterato e che letterato, quando nel 71 realizza il suo capolavoro tattico e vola in Cina per aprire la Repubblica Popolare Cinese, l'età media della Cina è 19 anni, che anche solo a dirla fa impressione. I cinesi avevano 19 anni di età media.
Infatti, in una delle sue lunghe conversazioni con Mao, Kissinger amava porre domande insolenti ai suoi interlocutori perché è sempre stato un signore molto brillante, molto curioso, e poi aveva un approccio orientalista, cioè subiva il fascino dell'Oriente senza conoscerlo granché, ma lo subiva fortemente. Tra le varie conversazioni, evidentemente in una fase in cui si erano sbottonati la camicia, chiede a Mao quale fosse il principale problema della Cina. È come se io entrassi in casa di uno di voi e chiedo: ma in questa famiglia qual è il principale problema? Non sono esattamente, insomma, un abitué, è una domanda perlomeno un po' insolente. Mao non si scompone e risponde, nella traduzione che ne fa l'interprete, too many Chinese, troppi cinesi, che è il problema principale della Cina. E poi aggiunge, ad esempio, serio, si rivolge a chi, ne volete qualcuno? Noi abbiamo milioni di cinesi da darvi. E aggiunge ancora, e sono tutti giovani. Oggi la medesima risposta Xi Jinping non potrebbe darla, sebbene, piccola parentesi, anche Xi Jinping ha avuto una conversazione non male con un interlocutore americano, proprio con Donald Trump, come dicono loro, cioè quando si videro nella città proibita, Trump fece una passeggiata qui da Pechino, nella città proibita, dove peraltro il primo occidentale ad entrare per filmarla, sapete, è stato un signore emiliano, no? Che è Bernardo Bertolucci, romanizzato, che è Bernardo Bertolucci, che lì ha diretto L'ultimo imperatore. Per la prima volta entravano occidentali a filmare la città proibita. Trump, passeggiando, si sente dire da Xi Jinping: vede, questo è il luogo della più antica e continua civiltà del mondo. E Trump, in un momento evidentemente in cui si ricordava il sussidiario delle medie o delle elementari, anche se Trump non è per niente un signore sprovveduto, non è affatto un signore sprovveduto, ma non conoscevamo questa sua vena storica, dice: beh, no, ci sono anche gli egiziani, dice Trump a Xi Jinping, che lo fulmina e dice: beh, attenzione, mica sono gli stessi, questi sono arabi, sono coloni. Gli antichi egizi non erano ovviamente arabi, non erano semiti in questo senso. È una conversazione non male, insomma, sulla spianata della città proibita non è male come conversazione. Ma tornando alla popolazione cinese, il primo grande problema è che è anziana. E la Cina dunque sa di non avere granché tempo a disposizione, perché purtroppo le superpotenze, quando si sfidano fra di loro, tendono a fare la guerra, questo temo non cambierà mai, e siamo sempre lì con una popolazione così anziana, rischi di non avere più la forza per affrontarla. Peraltro, fare la guerra non è una questione soltanto di sparare, per essere molto crudi. La sua gravosità è psicologica, cioè l'età bassa serve anche per sostenere il fardello psicologico dello sforzo, che ricade su tutta la popolazione. Quando una popolazione è in guerra, tale sforzo non è soltanto di chi è al fronte, è anche di chi rimane qua, perché comincia ad interrogarsi: che succederà? Partirà anche mio figlio? Che conseguenze economiche avremo? Moriremo di fame? La guerra arriverà anche qui? Una popolazione giovane sostiene questo tipo di fardello meglio, come evidente. La popolazione anziana proprio non ce la può fare. Peraltro la popolazione anziana pensa al futuro per eccellenza e quindi è ossessionata dal futuro. La popolazione giovane dentro il presente basta e quindi affronta anche con maggiore inconsapevolezza gli eventi. Del motivo per cui oggi la Cina è tanto preoccupata della sua demografia. Secondo problema cinese è la distanza enorme che c'è tra la costa e l'entroterra, che è un altro storico, atavico problema della Repubblica Popolare. Cioè, ogni volta che si apre al commercio estero, e la Cina si è aperta al commercio estero in questa fase dal 79, poi nel 2001 entra nell'Organizzazione Mondiale del Commercio, cioè nella globalizzazione americana, per essere più chiari, ogni volta che si apre al commercio estero, che succede? Che la sua costa diventa molto ricca, ma l'entroterra rimane quasi alla fame. E questo clivage, questa distanza netta, evidente, che c'è tra le due parti del paese, che cosa provoca? Storicamente rivoluzioni. Cioè dopo un po' si stufano, quelli dell'entroterra. In Cina la distanza è campagna contro città, perché storicamente l'entroterra non ha mai avuto grandissime città, che sono tutte sulla costa o quasi, ma comunque entroterra contro costa in realtà. E quelli di dentro fanno la rivoluzione. In fondo Mao arriva esattamente al potere così, con la rivoluzione campagna contro città, che l'ultima rivoluzione, 1949, si compie la Repubblica Popolare.
oggi il rischio non è lontano, cioè è simile. Perché? Perché la costa cinese è ricca, anche più benestante di alcuni paesi occidentali, certamente più evoluta sul piano infrastrutturale e tecnologico, ma il dentro del paese è tremendamente arretrato, con tassi di benessere e di sviluppo civile che fossimo negli anni 70 definiremmo, senza spaventarci, del terzo mondo. Oggi questa espressione tratta dalla rivoluzione francese non si usa più perché è gerarchica e ci fa impressione, è anche vagamente razzista, ma il senso è quello. E questo è un grande problema, della ragione per cui la dirigenza formalmente comunista vuole prendere una parte del surplus commerciale di cui dispone la Cina, che è il più grande in assoluto del mondo, e introdurla proprio nell'entroterra. Per dire, avviciniamo le distanze di benessere. E proprio su questo vogliono intervenire gli americani con i dazi. I dazi americani applicati alla Cina servono a questo, a ridurre nella loro testa il surplus commerciale, finché Pechino non abbia i fondi per ripianare questa distanza. E quindi ci sia, dicono gli americani, magari turbolenza. Terza difficoltà cinese, la Cina non è una potenza marittima. Oggi ha una grande marina militare, come numero di unità, certamente in competizione con gli Stati Uniti, ma non ha la testa talassocratica, cioè la testa da mare. Il mare è proprio un approccio antropologico, noi italiani ne siamo l'esempio più drammatico e anche ridicolo, se vogliamo essere proprio onesti con noi stessi. L'Italia, fino a l'ultima volta abbiamo controllato, altrimenti lei mi correggerà, è una penisola che non ha nessun rapporto con il mare, ma proprio nessuno. Non solo non ha nessuno, a parte farsi il bagno d'estate, ma non è esattamente la stessa. Il turismo non è un rapporto con il mare. Non solo non ha nessun rapporto con le onde, ma sogna di non averlo il mare. Cioè, più o meno, cioè, a parte d'estate, se non ce l'avessimo sarebbe meglio. Sogna di essere un paese del mitteleuropeo, l'Europa centrale. Proprio gli italiani ci sono stati poco, secondo me, l'hanno visto poco la Mitteleuropa, se no i sogni svanirebbero, ma specialmente in questa parte d'Italia, devo dire, è più drammatico qui, il mito della Mitteleuropa, che poi dovremmo dire Mitteleuropa, ma va bene. Ebbene, la Cina non è a questi livelli drammatici, perché un paese come l'Italia che vive al centro del Mediterraneo, se non ha rapporti col mare, è impraticabile, cioè un paese che non c'è, infatti come il senso strategico del nostro paese non c'è. La Cina prova ad avere rapporti con il mare, ma è troppo ancora ancorata non è male, è troppo ancorata alla terra anche in questa fase. Hegel, prendiamolo sempre con le molle, perché Hegel ha detto tutto il contrario di tutto nella sua genialità, non tanto per colpa sua, perché sovente i suoi testi sono apocrifi, erano appunti dei suoi studenti e nessuno capiva che diavolo dicesse, quindi riportare i lineamenti di filosofia della storia. Ci sono passaggi che non hanno nessun tipo di senso, è talmente evidente che i suoi studenti non avevano capito quello che stesse insegnando, e va bene. Però Hegel, che aveva una pessima idea di tutto ciò che non fosse europeo o europeizzato, e quindi anche della Cina, diceva per i cinesi il mare è la fine della terra e nient'altro. Non sono più a questo livello, però neanche troppo lontani. Che il passaggio antropologico dalla terra al mare è uno sforzo quasi disumano. I popoli che l'hanno realizzato da zero sono pochissimi, si contano, si dice, no? In retorica, sulle punte delle dita, e sono davvero pochi. La Cina non c'è mai riuscita finora. Anzi, la più grande impresa marittima che la Cina prova a realizzare risale ormai a 7 secoli fa, quando provò a invadere dal mare il Giappone, finì malissimo. Era una Cina guidata dai mongoli, da una dinastia mongola, quindi turca, finì malissimo perché si alzò il vento del destino, che i giapponesi chiamano kamikaze, immagino sia un'espressione che abbiate già sentito, e per 7 secoli i cinesi non hanno mai più provato ad avventurarsi per mare per davvero. Taiwan in fondo nasce indipendente in questo modo perché durante la rivoluzione i nazionalisti perdono la guerra civile, si rifugiano sull'isola di Formosa e i maoisti non hanno la capacità di inseguirli sul mare, li vedono andare via, li guardano all'orizzonte, ma non sono capaci di andare via mare a prenderli. Ci riproveranno qualche anno dopo con le varie crisi di Taiwan, si inseriranno gli americani, lì campa cavallo, eccetera. Quindi, altro problema è proprio l'assenza di approccio marittimo della Cina. Perché la Cina, ultimo asterisco, storicamente è sempre stata ossessionata dalla terra, tanto da aver costruito una muraglia. Non è che la muraglia la Cina l'ha costruita
per esercizio estetico ingegneristico, neanche bellissima, insomma, è bella come può essere bella un'opera ingegneristica di qualche secolo fa, quindi improvvisamente assume anche un certo fascino, ma vederla, insomma, non sembra proprio una delle nostre meraviglie barocche, ma la costruiscono per le invasioni che da terra subivano storicamente. Ultimo, che è l'altra difficoltà cinese, e torniamo quindi alla guerra in Ucraina, la Cina non ha una narrazione di sé. Avrete notato che sono stato così carino nel non inserire tra i pregi americani la narrazione di sé, che ovviamente dobbiamo metterci per forza, perché non esiste un paese al mondo che abbia la propaganda, in senso proprio letterale, senza accezione né positiva né negativa, che gli Stati Uniti hanno di sé. Chiunque di noi qui, davvero nessuno escluso, spesso neanche lo sa, cioè noi, le serie televisive sono una rappresentazione, i film sono una rappresentazione della realtà, evidentemente, ma anche senza dolo, comunque di una realtà che non è la realtà stessa, è una rappresentazione, ed è comunque il cosiddetto soft power, no? Il potere morbido degli Stati Uniti. A volte questo diventa anche pericoloso, perché come tutte le propaganda molto sofisticate, queste poi confondono anche gli artefici. È come quando tu racconti tanto una versione di qualcosa che non è andata esattamente come racconti, e alla centesima volta che racconti ti sembra che sia andata proprio così perché non te lo ricordi più. Questo vale anche per la propaganda, no? I francesi, che sono sempre spietati con gli americani, si divertono su questo punto. I francesi, sapete, Francia e gli Stati Uniti sono i due paesi al mondo più simili. Sono nati in maniera molto similare come repubblica, intendo, la Francia è più antica come monarchia, come ovvio, sono universalistici, profondamente occidentali, profondamente saccenti, convinti di rappresentare l'umanità, di essere il megafono di ciascuno di noi, eccetera, eccetera. In fondo l'America è una Francia che ce l'ha fatta, così la raccontava spesso anche Mitterrand, che la detestava profondamente. Ebbene, i francesi nella tecnica cinematografica, quando una ripresa diurna viene poi realizzata in forma notturna, e lo si fa prendendo, si faceva, adesso le tecniche ovviamente del digitale sono diverse, una volta si prendeva una lente blu e la si metteva davanti all'obiettivo e si girava in pieno giorno e sembrava notte. Secondo il gergo cinematografico francese si realizzava la nuit américaine, cioè la notte americana, quindi una notte non vera, una notte di propaganda, non era proprio lusinghiero nei confronti degli Stati Uniti. François Truffaut si innamora di questa espressione e ne fa un film, no? Che è proprio la notte americana, che noi chiamiamo effetto notte. Al di là di questo, ci ricorda che la propaganda è importante, ma la missione che i cinesi dicono di avere qual è? Non è chiarissimo. Un impero deve avere una missione, non può coagulare su di sé le altre collettività soltanto con la forza o con la dipendenza economica, perché l'abbiamo detto, lo ripetiamo, le collettività sono composte di esseri umani. Nessuno di noi, nessuno letteralmente di noi, agisce soltanto per utilitarismo, oggi ho problemi di espressione evidentemente, ma spesso invece lo fa in forma contraria, cioè in modo autolesionistico. Chi di noi non ha mai realizzato un'impresa consapevole che non avesse alcun tipo di senso, per sentimento, per sofferenza, per incoscienza, insomma, diciamoci, gli stati sono uguali, cioè le nazioni tendono ad avere anche necessità di credere di essere nel giusto, nel bene, di aver agito in forma non soltanto di costi e benefici, ma spesso soltanto di costi, ma con una soddisfazione sentimentale. E questo vale per tutti e anche per gli imperi. E ti dicono, guarda, se tu stai con me, sì, stai anche sotto di me, però se rimani al mio fianco fai parte di una grande civiltà, ad esempio. Stai con il numero uno, oppure stai dalla parte dei giusti, che si muovono per i diritti, eccetera. Riconoscete un po', insomma, proprio di propaganda americana in questo, che era molto simile anche a quella romana, anche a quella britannica, anche a quella francese, non a caso tutte civiltà. Ammesso che gli Stati Uniti ne siano una, non è chiarissimo, non lo dico in senso spregiativo perché probabilmente non sono una civiltà tout court, ma sono tutte civiltà occidentali. La Cina non ce l'ha il confucianesimo, da cui poi rimonta la Cina, non ha velleità universalistiche se non nel suo minimalismo.
In questa guerra invece Pechino è convinto di aver trovato una narrazione e si rifà quel mondo contro che è al centro non solo di questa nostra chiacchierata, ma anche del numero di domino, come dicevo, cioè qual è la narrazione? Beh, la Cina ha visto che il resto dell'umanità non tifa per l'Occidente, quindi purtroppo neanche per l'Ucraina, la quale non fa sconti soltanto perché dentro il campo occidentale, i cinesi hanno pensato, beh, vedi, noi possiamo metterci alla testa di questo mondo contro, dicendo che noi difendiamo le ragioni del resto dell'umanità, le ragioni di coloro che sono sempre stati vessati, umiliati, colonizzati dall'Occidente, che infatti è un approccio che i cinesi chiamano sud-sud, no? La Cina fa finta di essere, si definisce ancora un paese emergente, proprio nella dizione ufficiale del Ministero degli Esteri cinesi la Cina è un paese emergente. E quindi in questa guerra staccano i paesi emergenti. È pura propaganda, perché poi i cinesi, quando intervengono in Asia o in Africa con le nuove vie della seta, hanno un atteggiamento predatorio che è tipicamente coloniale, non lontanissimo da quello che abbiamo avuto noi alle medesime latitudini, anzi, pressoché uguale. Eppure lo raccontano oggi come meglio noi che non siamo bianchi, così per essere forse molto... Però non usano violenza, non... rispetto nel confronto. Non usano violenza, è vero, perché non annettono i territori, quindi non impongono con la forza l'annessione. Insomma, il tempo di quel colonialismo è anche finito, perché ci auguriamo, perché gli esseri umani hanno imparato la lezione. Mi piace credere, non sono sicuro al 100%, ma in buona parte sì. Ma il colonialismo finisce pure perché oggi l'umanità è molto più numerosa e quindi colonizzare un territorio è molto più complicato. Insomma, un conto era colonizzare un territorio che aveva 1 milione di abitanti, oggi spesso quel medesimo territorio in Africa ne fa 50 milioni. E così una volta era più semplice dominare un mondo che contava 300 milioni di abitanti, oggi ce n'è quasi 8 miliardi. Non è la stessa cosa, però è vero, la Cina non annette territori formalmente oggi. Questa missione, chiudo con la Cina, come vedete però non è paragonabile, almeno in assoluto, a quella americana, non è così pervasiva, perlomeno. Al terzo posto troviamo la Russia, questo stato del mondo. Terzo posto nella gerarchia di potenze, molto staccata dalle prime due, che peraltro a loro volta, diciamo, la Cina è molto staccata dagli Stati Uniti. Ma la Russia è un impero sgangherato, come questa guerra in Ucraina dimostra, che ha diverse criticità. Ne citiamo qualcuna: il fatto di essere il paese più esteso del mondo non è più un vantaggio, è diventato ampiamente una criticità, è quasi indifendibile nella sua larghezza, è come una coperta sempre corta. E poi la Russia non ha, neanche a dire, una grande missione di sé. In Occidente ha riscosso un po' col mito dell'uomo forte, del tradizionalismo, del conservatorismo, qualche favore, ma insomma non si può definire una missione universalistica paragonabile a quella americana. Non è quella dell'Unione Sovietica. La Sovietica era un impero, la massima estensione dell'impero russo, che aveva un'immissione universalistica assoluta. Cioè diceva, noi difendiamo le classi proletarie, ovunque siano. Non era vero, ma non è vera nessuna di queste missioni imperi, fanno un altro mestiere, non sono ONG. Però la loro missione era formalmente questa, difendiamo la classe proletaria, interveniamo contro lo sfruttamento attraverso il capitale del lavoro altrui, eccetera, eccetera, eccetera. Oggi la missione russa è Putin che dice noi difendiamo il conservatorismo e i valori contro il woke, contro l'eccesso di liberal, contro come dire, le varie teorie gender, come si dicono con un anglicismo, eccetera, con un notevole tasso peraltro di omofobia da parte di Putin e così via. Ma possiamo definire una missione universalistica in assoluto. E poi... la criticità della Russia è quella di avere a sua volta una popolazione, sono 140 milioni, in realtà non vanno invecchiando, si sono leggermente ringiovaniti, ma hanno un'età molto avanzata, che supera i 40, che è sul territorio troppo vasto, pressoché indifendibile, tagliata fuori da un progresso tecnologico che avviene soprattutto altrove, che non subisce mai sconti, perché poi se le va a cercare, guardate cosa ha combinato in Ucraina, quindi le sta anche bene, eccetera, eccetera, eccetera. E qui mettiamo un'avversativa, perché non possiamo limitarci ad un catalogo delle principali potenze del pianeta e basta,
dobbiamo creare i collegamenti fra queste, come se fossero in un triangolo e non solo. Perché? Beh, perché questo triangolo tra Stati Uniti, Cina e Russia lo è davvero, e in mezzo ci sono gli americani. La domanda principale del nostro tempo non è che cosa succederà fra Stati Uniti e Cina, che attenzione resta molto importante, ma possiamo immaginarlo, è e sarà certamente competizione. Dobbiamo soltanto stabilire, non noi qui stasera, ma in generale, se sarà anche guerra diretta, ci auguriamo di no, ma che sarà una competizione anche molto accesa, lo è già, è evidente. La domanda invece più complicata a cui rispondere, meno importante di questa, ma più complessa e quindi inaggirabile, è: ma la Russia, che cosa vogliono fare gli americani con la Russia? E questo è certamente un passaggio più complicato, che può sembrare strana come domanda. Perché qualcuno può dire, beh, ma in che senso? Sono nemici dai tempi della Guerra Fredda, lì stanno, guarda la Russia che cosa combina, che devono fare gli americani? Beh, gli stessi americani direbbero not so fast, no? Non così velocemente, cioè è più complicato di così. Perché? Anzitutto perché, io lo dico spesso, mai innamorarsi nel profondo delle superpotenze, perché tanto loro non si innamorano di noi, cioè non, poi si fanno gli affari propri, non è che gli americani... Noi hanno fatto un grande favore, la seconda guerra mondiale ci hanno spinto, non è che ci siamo entrati per volontà, ma meno male che ci hanno spinto nel loro campo, ci hanno altrettanto condotti verso la democrazia, perché noi fino a proprio da soli non ci siamo mai arrivati, ad essere onesti, non siamo diventati un paese democratico per nostra unilaterale volontà, se vogliamo raccontarcela tutta. Gli americani ci hanno spiegato che per stare nel loro campo bisognava fare in un certo modo, e noi, grazie a Dio, lo abbiamo fatto, poi siamo diventati democratici per davvero. Però gli americani non è che ci, come dire, liberano l'Italia dall'occupazione tedesca perché siano innamorati di noi, perché se no ci raccontiamo, altrimenti dovrebbero intervenire in ogni paese che subisce un sopruso, un'occupazione. Lo fanno perché erano nemici della Germania e dovevano distruggerne il potere in Europa, e grazie a Dio questo è servito alla nostra libertà. Questo per ricordarci che non dobbiamo prenderli in modo ideologico, in assoluto. Hanno delle interpolazioni, hanno dei distinguo nel loro agire. Quindi non dobbiamo stupirci se tra qualche anno gli Stati Uniti d'America, ad esempio, non aprissero alla Russia e non ci raccontassero che la Russia è il male, ma il male minore, perché il male maggiore è la Cina. Oggi può suonarci come fantascienza, domani non è detto, anzi questo è un proposito che gli americani, in una certa parte degli apparati o della politica americana, c'è dai primi anni 90, cioè aprire alla Russia. Per ragioni evidenti, di semplicissima grammatica, hanno due nemici principali, no? Cinesi e russi. Gli americani non devono affrontarli insieme, ma per quale ragione? La grammatica dice: prendi il più debole e giocalo contro il più forte, cioè lo avvicini a te, dividi il campo e lo giochi contro il più forte. Quindi devono aprire alla Russia, che è il più debole, e giocarla contro la Cina, che è esattamente il rovescio di quello che fece Kissinger, non da solo, ovviamente, che fecero gli Stati Uniti con Kissinger come uomo immagine nel 71, che raccontavo poc'anzi, quando invece in quel caso la più debole era la Cina, fu avvicinata. Immaginate che nel 71, quando Kissinger arriva di nascosto dal Pakistan in Cina, formalmente ciò che racconta il Dipartimento di Stato allora è perché aveva avuto necessità di un atterraggio, perché allora Washington e Pechino non avevano neanche relazioni diplomatiche, non si riconoscevano a vicenda, gli Stati Uniti riconoscevano soltanto, come si diceva allora, la Cina nazionalista, che è l'attuale Taiwan, che invece oggi non riconoscono formalmente, nemmeno noi, sebbene poi siano il motivo stesso per cui esiste Taiwan, cioè il fatto che gli Stati Uniti la tengono in vita, ma formalmente non hanno rapporti diplomatici, hanno rapporti commerciali. Ecco, allora dicevo, Kissinger fece proprio questo, aprì la Cina contro la Russia. Oggi dovrebbero fare il contrario. Quando Bush figlio, ad esempio, quindi qualche anno fa, viene eletto nel 2000 e poi subentra a gennaio del 2001, tra i principali propositi c'è aprire alla Russia. Il famosissimo incontro tra lui e Putin, quando, guardandolo negli occhi, Bush figlio dice: in lui ho visto un democratico, che noi può far certamente sorridere, però ci dà
la misura di che cos'è la narrazione americana, cioè dire agli statunitensi che quel signore che non conoscevano, Putin era salito al potere proprio a Capodanno del 2000, dicendo che fosse un democratico era come dire un essere umano, più o meno, cioè ci si può parlare. Aggiungiamo anche che raccontare i russi, cioè spiegare i russi come esseri umani a chi evidentemente non ci crede fino in fondo, è un classico della cultura anglosassone, perché lo stesso Sting, che è un cantante di Newcastle, ha scritto un'intera canzone che si chiama proprio The Russians, cioè i russi, in cui agli inglesi spiega che i russi sono esseri umani, proprio letteralmente, che non era chiarissimo a quelle latitudini, dice we share the same biology, no? Condividiamo la stessa biologia con i russi, ci pensate un po'. E poi aggiunge, speriamo che quindi, avendo la stessa biologia, i russi tengano i loro bambini. È famosissima canzone di Sting, che ha un tono di razzismo involontario, come spesso il razzismo non è soltanto espressione, molto spesso anche, ma non soltanto di ignoranza assoluta o di cattiveria, sovente anche involontario, come in questo caso. Anche migrante, l'espressione migrante al partito presente è una plateale forma di razzismo, eppure la usiamo sempre, perché nell'accezione di migrante al partito presente c'è la speranza che se ne vada. Dire immigrato invece ci fa impressione, perché nel partito passato vuol dire che non se ne andrà, che è esattamente ciò che facevano i tedeschi con noi, che hanno continuato per decenni a chiamarci Gastarbeiter, no? Cioè lavoratore ospite. Eravamo arrivati alla terza generazione di italiani nati a Bonn, ancora erano lavoratori ospiti, che parlavano l'alto tedesco meglio di Kant, però erano lavoratori ospiti. È una forma di razzismo, evidentemente. Cioè, quando ve ne andate, se sei migrante, sei in movimento, quindi te ne dovrai andare. Ma non lo usiamo tutti i giorni. E a volte, poi chiudo la digressione, giustificandolo in questo modo, sono migranti perché non sono venuti qui per stare, non vorrebbero stare qui, quindi sono solo di passaggio, sì, va bene, insomma. È un escamotaggio un po' puerile, perché poi, anche se a qualcuno non piace, qui rimangono, ma qui chiudiamo la parentesi. Ebbene, dicevo, Bush, figlio in quel caso, quindi George W. Bush, voleva aprire a Putin, non ci è riuscito, voleva farlo dopo di lui, neanche a dirlo, Obama addirittura si inventò, non lui, si inventò al Dipartimento di Stato, che è il ministero degli esteri americano, un'espressione che era quella di reset, cioè reset, che vuol dire azzerare i rapporti diplomatici, come dire ripartiamo da zero, no? Come quando si litiga con qualcuno, dai mettiamoci le cose alle spalle e ricominciamo da zero. E lui lo disse ai russi, non ci riuscì. Trump neanche a dirlo, Trump vorrebbe essere Putin, quindi ha fatto di tutto e di più per aprire la Russia, anche per gli interessi suoi personali. Trump è anche un oligarca, fossi in Russia lo chiameremmo oligarca. Gli americani questa espressione non l'applichiamo perché siamo più rispettosi, ma comunque non c'è riuscito neanche Trump, anzi Trump ha subito un impeachment per averci provato, perché poi è veramente un fenomeno, seduto nello studio ovale della Casa Bianca, alza il telefono, chiama il predecessore di Zelensky, presidente dell'Ucraina, gli dice guarda che se tu non indaghi sul figlio di Biden, che aveva fatto affari in Ucraina, che ha un nome che più americano non si può, si chiama Hunter, cioè cacciatore, cioè se tu non indaghi su Hunter Biden, io non ti do più gli armamenti per difenderti dalla Russia. Semplifico, ma questo era. Ovviamente non è che la telefonata che tu fai dallo studio ovale la senti tu e la tua anima, la sente anche l'intelligence, visto che sei in casa loro, lo segnala l'intelligence, che questo signore anteponeva che cosa? Il suo interesse elettorale a quello degli Stati Uniti, e non si può fare, anche solo per deontologia, e finisce sotto impeachment. Ma allargando il campo, essenzialmente a Trump non interessava niente dell'Ucraina, perché il suo obiettivo, quindi era facilmente sacrificabile, il suo obiettivo era aprire la Russia. Ci riusciranno nel medio periodo? Per noi questa è una domanda essenziale. Con questo mi avvio alla conclusione, perché dalla Russia poi arriviamo velocemente al nostro continente. Perché è una domanda essenziale? Beh, perché la Russia, a differenza degli Stati Uniti, non vive su Marte. È il paese più esteso del mondo, fragile, sgangherato, impresentabile, tutto ciò che volete, ma sempre là sta. Quindi immaginare che improvvisamente diventi un enorme buco nero non è pensabile. E che nel prossimo periodo, futuro, medio futuro, gli americani aprano o meno alla Russia non è roba da poco. Dovrebbero farlo, tra il condizionale e l'indicativo, no? Voi mi insegnate che c'è una bella distanza. Non vuol dire che accada mai, ma teniamo gli occhi aperti su questo senza stupirci. Perché potrebbe accadere? In quale caso?
ad esempio, se domani la Cina diventasse davvero pericolosa, molto più pericolosa da adesso, davanti ad una Cina così pericolosa che so che arrivasse ad insidiare gli Stati Uniti nella loro primazia globale, ma davvero non così, non circondando Taiwan con le esercitazioni, ma qualcosa di molto più serio, né provando a sfidarla con le nuove vie della seta che non si realizzeranno mai fino in fondo e che sono un chiaro segnale di debolezza per un paese che non sa andare per mare per colpa degli Stati Uniti e prova a costruire infrastrutture sia marittime che terrestri, ecco, allora davanti ad una Cina diversa, più pericolosa, gli americani correrebbero subito ad aprire alla Russia, perché è vero che in caso di guerra la Russia non sarebbe utilissima alla Cina, perché proprio si dividono il campo, sono entrambe potenze continentali, cioè l'una non aiuta l'altra, no? Però meglio averla al più grande arsenale atomico del mondo, meglio averla di qua, per gli americani intendo. Ultimissimo passaggio sul nostro continente, poi volentieri lascio domanda. Le domande agli interventi, alle obiezioni dalla platea. Prima di lasciarci magari ci dà anche qualche parola sulla attualità più stretta. Certo, su quello che è successo. In questi giorni un'interpretazione. Volentieri. Grazie. Beh, dicevo, la Russia ha accelerato, la guerra in Ucraina voluta dalla Russia ha accelerato alcune dinamiche insieme al nostro continente che erano in fieri da qualche tempo e che hanno subito evidentemente un abbrivio nuovo e più rapido. Mi riferisco al sistema di sviluppo italiano e tedesco in particolare. Noi, cioè noi la Germania, abbiamo lo stesso identico sistema di sviluppo, siamo paesi molto simili da questo punto di vista, non in assoluto come ovvio ed evidente. Cioè il nostro sistema di sviluppo si basava, usiamo l'imperfetto, più o meno sugli stessi fattori. Grande manifattura, e quella fortunatamente ce l'abbiamo, loro la prima del continente, noi la seconda manifattura del continente, specialmente grazie a questa parte d'Italia qua, cioè quella del centro-nord, in particolare quella che va dalla Lombardia al Veneto e anche l'Emilia-Romagna, ad essere onesti, allo stesso livello. Poi sostenuta dal gas russo a basso costo, 51% del fabbisogno tedesco, 40% del nostro prima della guerra. Terzo fattore ed ultimo, poter esportare ovunque, su rotte marittime controllate dagli americani, quindi tutte le rotte del pianeta, noi esportavamo, che qui usiamo l'imperfetto, dove ci pareva. Dalla Cina al Vietnam, e chi vi pare a voi, la Russia, ovviamente. Come potete già intuire, due fattori su tre oggi, forse dire che non ci sono più è troppo, ma certo sono molto incrinati. Il gas russo non c'è proprio più. Noi adesso importiamo il 5-6% del nostro fabbisogno, che non è pochissimo, attraverso il Tarvisio, ma non è paragonabile a quello di un anno e mezzo fa. E non possiamo più esportare dove vogliamo. In Russia, sì, con triangolazione, a dire la verità, le nostre aziende esportano ancora in Russia, con varie triangolazioni che passano soprattutto per la Turchia, ma non è esattamente la stessa cosa. Non abbiamo il gas russo, come dicevo, e neanche le esportazioni, ma anche verso la Cina si è complicata l'esportazione. Se voi siete titolari di una fabbrichetta, come direbbero a Milano, con l'AIA aperta, e volete esportare in Cina e ciò che esportate contiene quanto gli americani decifrano, come loro la definiscono, tecnologia sensibile, non potete farlo. Ed è a totale discrezione loro. Anche questo complica il nostro modello di sviluppo, che questa guerra va accelerando, che ci induce anche a maggiore efficienza. Non è necessariamente un male. Cioè avere, ad esempio, diversificato, stiamo ancora continuando a farlo, l'approvvigionamento gasiero non è un male. Era troppo pericoloso prima essere così dipendenti da un soggetto che, peraltro, come la Russia, non è un soggetto normale. Cioè, è sempre grave essere dipendenti per il 40% del fabbisogno da qualsiasi paese. Figurarsi se lo si era da un soggetto che non è, non so, i Paesi Bassi allargati, cioè è un impero, ha un'idea di sé molto specifica, anche violenta, eccetera. Quindi è anche un bene, doloroso, ma un bene, così come l'idea di essere più razionali nelle nostre esportazioni è controproducente nell'immediato, ma potrebbe costringerci a cercare nuovi mercati e quindi a sviluppare altre efficienze. Ultimissimo passaggio prima di andare alla strettissima attualità
in Russia, se c'è un qualcosa che comunque dobbiamo guardare con grande attenzione, ciò che fa la Germania, come mi sembra evidente da questo discorso, per noi, dopo gli Stati Uniti, è come se gli Stati Uniti fossero mamma e la Germania fosse papà, più o meno. Ciò che fa la Germania per noi è essenziale. Perché è essenziale? Perché la famosa manifattura di cui parliamo vive dentro quella tedesca, dentro la catena del valore tedesco. In buona parte produce componentistica per le aziende tedesche. La Germania ci vuole al suo fianco, anche se blefa ogni tanto, dice guardate che io vi caccio, sono rispettati i paletti, siete le cicale, noi siamo le formiche, sciocchezze di questo tipo. Cioè, dobbiamo anche ricordarci che l'economia in Germania è una branca della filosofia morale, no? Debito, Schuld, in tedesco è la stessa parola per dire colpa, senso di colpa, non è un caso. Che peraltro è la medesima radice dell'inglese should, che quindi del dovere. Però se in inglese poi questo è più sbiadito, in Germania è proprio morale pura, e quindi loro hanno un approccio un po' diverso del nostro all'economia, però bleffano, perché hanno bisogno di noi, perché noi produciamo dentro di loro. Ed è meglio non averci concorrenti, sebbene non possiamo competere ai loro livelli, ma una volta, ricorderete, qualche decennio fa noi svalutavamo la nostra simpatica ed allegra lira e li mettiamo in difficoltà. Oggi non potremmo più farlo, neanche se volessimo, senza che ci facciamo venire ridicole nostalgie della lira che adesso molto meno qualche anno fa albergavano. Potremmo più farlo perché quando noi lo facevamo eravamo quasi soli al mondo. Ricordate, diciamo poco fa, il mondo era più semplice una volta. C'erano molti meno esseri umani, c'erano meno paesi sviluppati. Allora noi, grande manifattura, e quella ce l'abbiamo ancora, grandi capacità, andavamo svalutando e campavamo così. Poi tornava la rivalutazione, si riapprezzava la moneta e poi tornavamo indietro. Lo facessimo oggi non potremmo competere comunque, perché tanto il Vietnam produce a basso costo, possiamo svalutare quanto, facciamo finta di avere una nuova lira, potremmo svalutare quanto vogliamo, ma il Vietnam avrà sempre un costo inferiore al nostro, così la Cina, così l'Indonesia, così le Filippine, così il Brasile, potrei proseguire. Ma senza avere nostalgie, noi produciamo dentro la catena del valore tedesca, e il baratto qual è? Noi siamo lì con loro, con una moneta che non aderisce perfettamente alle nostre esigenze, come evidente non lo è l'euro, è troppo pesante per la nostra manifattura, però attenzione, in cambio che cosa abbiamo? Che non mettiamo mai non mettiamo mai le mani al portafoglio, non è poco. Cioè noi siamo sempre a debito, e i soldi li prendiamo a debito perché ce lo consentono i tedeschi e nessun altro. Sì, vabbè, poi noi siamo speciali, i soldi dell'Europa, raccontiamo cose da ridere tre notti e tre giorni, ma non è che i soldi dell'Europa, infatti noi siamo un contributore netto del bilancio d'Europa, quindi quali soldi d'Europa non si è mai ben capito. Ma ad esempio Next Generation EU, non si capisce perché si chiama così, ma l'hanno chiamato così in inglese, che si fonda sull'emissione di bond da parte della Commissione Europea, non è che la Commissione Europea è un governo di uno Stato, scenograficamente fa finta di esserlo, ma non lo è mica per davvero. Poi i mercati, che invece sono composti da persone molto concrete, dicono, ma chi garantisce? Come quando tutti presenti e ti chiedono, ma per te chi garantisce? Per noi garantisce la AAA della Germania, che dice, l'emissione dei bond sa da fare, della Commissione, garantiamo noi, poi i bond arrivano all'Italia, come sapete, teoricamente, vediamo quante tranche avremo, il primo beneficiario, quello che noi abbiamo ribattezzato PNRR, che è la declinazione qui giù del Next Generation EU. Che succede in Russia in questo momento? Beh, potrei cavarmela con un algoritmo, che non lo so, che ha sempre il grande vantaggio di non essere male. Già stamattina alle 8 a Rai 3 potevo cavarmela così, però in realtà ho aggiunto qualcos'altro, ancora più importante oggi su Domino, sui nostri profili social abbiamo pubblicato un'analisi proprio su questo, chi di voi avrà la perversione di andarsela a guardare si farà un'idea. Diciamo che questo fallito golpe, ammesso che sia stato un golpe ed è tutto da dimostrare, fa acqua da tutte le parti e non ha senso da nessuna. Per questo conviene guardare ad alcuni elementi di certezza che abbiamo davanti. Il primo, le forze armate russe, quindi l'esercito russo regolare, non ha quasi sparato per niente. Quando questo accade possono essere vere una delle due ragioni, ovvero o erano d'accordo, o gli altri ufficiali, lo Stato Maggiore russo era d'accordo con questa sedizione e quindi li guardava sostenendoli, ma anche di questo non abbiamo granché traccia. Oppure pensava che questa
manovra scenografica, eccetera, fosse destinata ad estinguersi spontaneamente e dunque non servisse un bagno di sangue. Poi abbiamo altrettanto notato che le potenze occidentali, quindi anche noi, ma soprattutto gli americani, gli ucraini, non si sono esposti moltissimo, cioè sono rimasti molto cauti davanti ad uno sviluppo, sì, alcune voci, possiamo anche capirle, prese da una mancanza di disciplina dovuta anche alla guerra, Podolyak, quindi siamo nell'amministrazione ucraina, si è lasciata scappare qualcosa di troppo, ma ad esempio Zelensky è stato molto cauto, è stato molto cauta la Casa Bianca, tutte le cancellerie occidentali. Perché? La prima ragione è perché i russi sono russi, per dirla in modo molto semplice, non sopportano mai un'ingerenza esterna nei loro affari domestici, quindi si aveva la paura che qualora una potenza occidentale benedicesse questa avanzata, donasse alla medesima quello che gli americani chiamano il bacio della morte, no? Cioè la condannasse ad essere immediatamente invisa alla popolazione russa. Ricordiamoci, questo è la premessa inevitabile, che ogni colpo di Stato, qualsiasi, necessita del consenso della popolazione, se no vediamo le cose dal buco della serratura, perché poi tu puoi anche rovesciare chi difende il palazzo e intestartelo, insediarti nel palazzo, ma se la popolazione non è d'accordo, circonda il palazzo e finisce male. Ebbene, le potenze occidentali volevano proprio evitare che questo pseudo tentativo di golpe avesse da subito lo stigma di essere filo occidentale e quindi in un paese come la Russia fosse considerato osceno, esterno, manipolato. Oppure non si sono spinte tanto nelle esternazioni perché avevano avuto la sensazione, e questo sostengono in maniera un po' implicita gli americani, che non fosse granché l'iniziativa. Terzo elemento che inseriamo è la figura di Yevgeny Prigozhin, che è il capo della Wagner, non esattamente il physique du rôle dell'attore hollywoodiano, l'ultima volta che l'abbiamo guardato, però insomma evidentemente è un trafficante in moltissimi materiali, non solo nella guerra, come è stato rinvenuto nel suo bunker, bunker fa ridere, insomma l'hanno definito così, bunker non lo è per niente, ma comunque nel suo centro di comando. Lo strano di tutta questa vicenda è che non era chiaro che diavolo volesse. Cioè tutto nasce da molti mesi nel dire precisamente questo: noi della Wagner, che lo sapete tutti, gruppo di mercenari, più o meno 25.000, che si è distinta in diversi teatri di guerra, dalla Libia al Centrafrica, alla Siria, che in questa guerra d'Ucraina ha fatto il lavoro sporco, soprattutto nell'avanguardia in Donbass. E Prigozhin da molti mesi dice: beh, noi siamo quelli che subiscono più perdite in senso relativo, non in assoluto, quindi come razio rispetto ai membri che abbiamo. Sono quelli che sono più esposti anche mediaticamente, ma poi chi comanda alla fine delle fini è sempre lo Stato Maggiore regolare. E diceva Prigozhin: a me questo non sta bene, l'ha detto una volta, poi 100, poi 500, alla fine sembra sia partito per la tangente e da Rostov sul Don abbia voluto puntare la Russia. A proposito, non abbiamo nessuna certezza neanche che siano mai usciti da Rostov sul Don. A un certo punto era arrivata la notizia sabato che fossero a 200 km da Mosca, non li ha visti nessuno, Cioè nessuno, l'ultima volta che li hanno visti è intorno alla città di Voronezh, ma non è chiarissimo neppure se siano arrivati lì. Siamo circa a 500 km da Mosca, e poi senza nessuna resistenza, senza fare niente, cioè arrivavano in città, non so se avete visto le immagini, stavano là. Era un bivacco, non era un'occupazione. Ma che voleva Prigozhin? In questi casi ci si aspettava una narrazione o l'altra, che non è arrivata. La prima: noi prendiamo il potere a Mosca, piccola premessa, i russi non sono soddisfatti della guerra, partiamo da questo presupposto, ma non è che non sono soddisfatti, per come lo possiamo intendere noi, perché si sono pentiti di aver invaso un paese sovrano, non esattamente, anche se che questi sono esseri umani, quindi hanno opinioni molto diversificate, se le borghesie di Mosca e San Pietroburgo possono anche pensarlo, il resto del paese no. I russi non sono soddisfatti del fatto che la guerra non sia stata stravinta, che è un po' diverso. Quindi tu puoi proporre ad una popolazione che è in questa fase depressiva due soluzioni. La prima: io arrivo a Mosca perché
perché Putin e lo Stato Maggiore vogliono continuare a combattere, io invece prendo il potere e metto fine alla guerra e perseguo il cessate il fuoco. Quindi state con me, cara popolazione. Oppure il contrario, io prendo il potere perché è ora di distruggere tutto e tutti. Putin non ha il coraggio, è un vigliacco, come Prigozhin, sono parole sue, ha usato nei confronti di Putin qualche tempo fa. Io invece, se arrivo al Cremlino e lo defenestro, uso anche l'arma atomica senza chiacchierare troppo. Quindi sono il falco dei falchi. Prigozhin ha detto né questo né l'altro, ha detto a un certo punto questa è una guerra assurda, non vi dicono la verità, eccetera, eccetera, ma che cosa volesse fare non si sa. Fatto sta che improvvisamente, così come un temporale viene e poi se ne va, con una mediazione un po' incredibile da parte del dittatore russo bianco, quindi Lukashenko, dice io in cambio dell'immunità me ne vado, mi rifugio in Bielorussia e facciamo finta che non sia successo niente. Anzi, oggi ho rilasciato un audio poco prima di entrare qui di 11 minuti in cui il nostro, si va per dire, spiega che non è stato un golpe, quindi se lo dice lui perché contraddirlo, ma una manifestazione di protesta come se ne vedono tante. Per carità, noi siamo in Italia, siamo abituati alle manifestazioni di protesta, ma con i carri armati per l'estate un po' meno. Questo per dire, e poi chiudo davvero, che siamo in piena nebbia di guerra e qui il vero punto sarà adesso stabilire che cosa vorrà il Cremlino. Perché in fondo quella risposta che dicevo Prigozhin doveva offrire come congiurata all'opinione pubblica russa e che non ha fornito, e prima o poi dovrà fornirla Putin, o persegue il cessate il fuoco, o, speriamo di no, aumenta l'intensità di una guerra che non sta andando esattamente come si vuole. Cioè non è che si può proseguire all'infinito, si dovrebbe proseguire per niente a mio avviso, ma va bene, lasciamo perdere in questo modo. E forse ciò che resta di questo sgangherato in molto russo, mi permetto di dire, nel senso di fixio, di disinformazia, più o meno golpe, definiamolo così, ciò che resta è proprio questo, cioè si deve attendere dal Cremlino, soprattutto dallo Stato Maggiore, ma soprattutto dal Cremlino, sapere cosa vuol fare la Russia da adesso in poi e chissà quanto dovremo attendere. Benissimo, grazie. Per le domande ringraziamo davvero per la... per i 360 gradi che è riuscito a esprimere in poco tempo. Ma questo tesoro di cui parlava, trovato di 43 milioni a San Pietroburgo, i ritrovanti, cos'è? L'esercito regolare è una sorta di finanza, è un danno che volevano fare a lui. Chi ha trovato? Come mai è emersa questa? Questa è anche una bella domanda che non è chiara, nel senso io credo che sì, credo che l'opzione a cui lei fa riferimento è la più probabile. Adesso sta cominciando una sorta di svilimento dell'immagine della Wagner, che fino a ieri essenzialmente era invece presentata come l'avanguardia delle avanguardie, come un corpo di miliziani imprendibile, eccezionale, dallo stesso Cremlino, e che adesso invece viene dato in pasto ai media, come a dire sono trafficanti, sono commercianti di droga, narcotrafficanti, eccetera, eccetera, e vivono solo di profitto. Ricordiamoci anche che entro il 1 luglio, ma da prima che avvenisse questo tentato golpe, era stato stabilito dal Ministero della Difesa che i miliziani della Wagner dovessero essere inquadrati ufficialmente nelle forze armate russe, quindi dovessero smettere i panni dei mercenari, dei contractors, come si dicono negli Stati Uniti, e diventare una forza regolare. E credo che dovremmo assistere proprio alla fine della Wagner in questo senso, se anche l'approccio mediatico a cui fa riferimento va in quel senso. Benissimo, lasciamo spazio a 2 o 3 domande, le facciamo assieme, così dopo risponde, vista l'ora. C'è qualche... Prego. Buonasera, un articolo pubblicato dal Corriere della Sera del 15 giugno 2023, il giornalista scrive in questo articolo in un sondaggio riguardante l'eventuale invasione della Cina a Taiwan, dice che il 62% dei cittadini del vecchio continente sostengono la neutralità
eventualmente ci fosse la guerra tra la Cina e gli Stati Uniti. Per quanto riguarda il nostro paese, cioè l'Italia, addirittura arriviamo al 65%. Poi scrive altre cose, alla fine termina dicendo, questo giornalista, di cui non facciamo il nome, che si chiama Danilo Taino, dicendo, quindi non ho capito, per quanto sia lontana Taiwan, difendere oggi Taiwan non sarebbe meno rilevante come abbiamo fatto praticamente per l'Ucraina. Domanda, perché è una democrazia e le democrazie vanno difese. Quindi la domanda è, diciamo così che non ho capito, se ha capito lei che penso di sì, mi illumini, vuol dire che dopo essere intervenuti in Ucraina, quindi dovremmo, anche se gli italiani e l'Europa non vuole intervenire, intervenire anche a difendere Taiwan. Grazie. Grazie a lei. Mi sentite? Forse si è scaricato, perché vedo c'è un cambio. Sì, sì. Ho parlato troppo, evidentemente, no? Lei chiede, ma quindi dovremmo intervenire anche a Taiwan dopo aver difeso l'Ucraina? Sì, nel senso esattamente quello che ha compreso lei. Qui dobbiamo metterci d'accordo. Non si interviene soltanto per questioni morali, per una democrazia certo è più facile intervenire che non il contrario, come ovvio, ma nel caso dell'Ucraina, che non è una democrazia, ad esempio, cioè noi siamo intervenuti in favore di un paese aggredito, che è certamente la vittima, ma non è una democrazia, l'Ucraina non l'è mai stata, non lo è adesso, speriamo lo sia in futuro, ma non l'è mai stata, quindi non è che si interviene solo per la democrazia, un paese aggredito, in questo caso lei, ma soprattutto, se no davvero ci raccontiamo il sesso degli angeli, ripeto, non è che gli americani intervengono ovunque, ci siano soprusi, altrimenti sarebbero davvero in ogni luogo, in ogni lago, avrebbe detto un cantante di qualche tempo fa. Il punto è che a noi non conviene che la Russia si estenda sul continente. Proprio per quello che dicevamo all'inizio di questo incontro, gli Stati Uniti sono lontani, la Russia è molto vicina. È come per il Vietnam finire sotto la Cina, cioè la Russia sta là e lì rimane. Poi che l'Ucraina sia democratica o meno, meglio che sia democratica, ma non rientra nei calcoli, questa fa parte della narrazione della vicenda, anche perché l'Ucraina non è un paese democratico, non lo è mai stato, ha un'altra tradizione, è un paese post-sovietico, ci vuole un po' di tempo, ammesso che vi si arrivi definitivamente. Su Taiwan anche più democratico della Repubblica Popolare, sì, molto più negli ultimi 30 anni, fino agli anni 80 c'era ancora la legge marziale Taiwan. Perché era un paese in guerra formalmente con la Repubblica Popolare, però anche lì a noi converrebbe impedire alla Cina di prendersi Taiwan. Qui il dibattito è molto aperto, perché Taiwan adesso ci porterebbe lontano, non abbiamo il tempo, ma è come se fosse una piattaforma davanti alla costa cinese che impedisce alla Cina di andare liberamente per mare, oltre ad essere un'umiliazione, perché dimostra che un'altra Cina esiste, non è l'unica Cina la Repubblica Popolare. Quando tu vuoi ambire a dominare il mondo devi presentarti in senso teleologico, cioè hegeliano, cioè tu sei il fine della storia, ma se tu sei la fine della storia e anche il fine, cioè l'obiettivo ultimo, se c'è un'altra Cina che ti fa concorrenza, anche se ha 23 milioni di abitanti, non fai una bella figura. Però qualcuno dice, ma se anche si prendessero Taiwan non è che dominano il mondo. Qualcun altro dice, beh, però bisogna, per dare l'espressione, fermarli da piccoli e non più tardi. Chiudo ricordando che tanto non decideremo noi. Possiamo fare tutti i sondaggi che vogliamo. Quando si è dentro un campo altrui, noi siamo dentro il campo statunitense, abbiamo detto insieme anche fortunatamente ci poteva andare molto peggio, sono gli altri a decidere per noi. La prima prerogativa di un egemone è scegliere il nemico anche per te. Un satellite non può scegliersi mai il nemico da solo. Lo sceglie sempre l'egemone, lo facevano i romani, no? Era addirittura un istituto giuridico dei romani, la scelta del nemico per gli altri. Insomma, quindi gli americani stabiliranno, sì, cioè è in questa guerra, se noi domani dicessimo, noi democraticamente, perché il nostro governo, grazie a Dio, è stato democraticamente eletto, c'è chi piace, a qualcuno non piace, come sempre, a me questo non interessa, decidesse domani questo, anche un governo di un altro colore, a noi di sostenere l'Ucraina non ci interessa più, vogliamo farci gli affari nostri, oppure, non lo so, piena follia, ci piace più la Russia, siamo d'accordo, non so quale diavolo di narrazione si possa utilizzare, ma potremmo farlo lo stesso, altrimenti non ci rendiamo conto, cioè non è che il mondo è fatto nel senso sulla carta,
gli americani direbbero: va bene, non volete più partecipare? Potete farlo, non è che vi facciamo la guerra, ci mancherebbe, ovvio, per farvi contribuire alla difesa dell'Ucraina. Beh, però ci sarebbero altre rappresaglie, in altri contesti, sui mercati finanziari, sullo sviluppo della tecnologia, sulla difesa di dossier che noi consideriamo strategici. Per darci un'idea, quando l'Italia firma il memorandum sulle nuove vie della seta, marzo 2019, nell'aprile del medesimo anno, il primo messaggio che arriva dagli americani è un comunicato ufficiale del comando africano del Pentagono che dice: noi, improvvisamente Haftar, questo improvvisato e sedicente generale sostenuto da francesi, sauditi, emiratini, russi, egiziani, che dalla Cirenaica partiva per prendersi la Tripolitana, dove stavamo noi, dove stiamo ancora noi, cioè l'Italia, gli americani dicono: noi non faremo niente per fermare Haftar che punta alle posizioni italiane. E la Libia è il paese più importante al mondo per l'Italia che esista sul piano strategico. Quindi è giusto, come dice lei, porsi, e come se lo è, il dibattito di che cosa faremmo o dovremmo fare, ma senza illuderci che poi stia a noi decidere fino in fondo. Per cui sì, è rilevante fare, ma dobbiamo cercare di capire le percentuali degli italiani a favore di una cosa o dell'altra, se poi gli italiani non hanno accesso alle decisioni. Prego. Ha detto la narrazione che sostiene un paese, una comunità con una visione messianica quasi. Ecco, è dormiente, è stato sconfitto, l'ascia di guerra è stata sotterrata, o in questo momento ce lo siamo dimenticato? Questa è una bella domanda, grazie. Dobbiamo metterci d'accordo su che cosa intendiamo per terrorismo, perché altrimenti abbiamo per scontato qualcosa che forse scontato non è. Il terrorismo non è un soggetto, non è neanche un fenomeno. Io ho enormi difficoltà a valutare il terrorismo come un fenomeno sociologico, che peraltro anche in maniera molto nobile viene affrontato in questo modo, ma a mio avviso non c'entra esattamente la questione. Perché il terrorismo non è né un soggetto né un fenomeno, è una tattica. Cioè, parliamo davvero di una tattica militare, che può essere impiegato da chiunque, cioè una tattica asimmetrica nella quale, da qui l'etimo, con un'azione clandestina, violenta, si vuole generare terrore nell'opinione pubblica affinché questa prema nei confronti della classe dirigente, costringendola in piena incontinenza emozionale a prendere questa o quella decisione, a piegarsi a questo o a quell'altro. Il terrorismo appunto non è una potenza, anche se gli americani hanno fatto anche questo, nel momento di loro massima follia hanno dichiarato letteralmente guerra al terrorismo, cioè che era poi la politica estera di Bush figlio, the war on terror, si chiama addirittura guerra al terrore, quindi è un sentimento, come dire da oggi faccio una guerra al 442, cioè la stessa identica cosa, ma proprio letteralmente, infatti non poteva essere vinta perché proprio non ha senso di per sé. Lei si riferisce, e la domanda è certamente corretta, quella che è l'insurrezione arabo-sunnita che ha adoperato il terrorismo a lungo come strumento della sua azione, che prima era centrata su Al-Qaeda, poi è addirittura passata ad un'altra tribale al confine tra Iraq e Siria che si chiamava Stato Islamico. Rispondendo alla sua domanda, no, questo tipo di fenomeni ovviamente non sono finiti, peraltro soprattutto Al-Qaeda è un fenomeno in franchising, quindi esistono cellule totalmente scollegate una dalle altre, ma che prendono il vessillo perché fa marketing, perché esiste anche il marketing ai noi del terrorismo, questi rimangono, oggi intercettano meno il senso della popolazione, mi riferisco, che so, in fondo lo Stato Islamico, che è probabilmente, io credo, difficile fare classifica, comunque il più osceno sicuramente fenomeno in quanto Stato Islamico capitato negli ultimi anni, lo Stato Islamico aveva incontrato il favore di una parte della popolazione locale, ad esempio nelle tribù sunnite a cavallo tra Iraq e Siria, che l'avevano accolti in alcune circostanze come liberatori, sebbene ne avessero disprezzo perché sono ed erano scatenati e violenti e ferati fondamentalisti. Perché? Perché riunivano quelle tribù che il confine che abbiamo
fatto sempre noi, ai tempi di Sykes e Picot, tra Siria e Iraq aveva diviso. Lo cancellavano al confine coloniale e facevano il finto Stato islamico. Questo tipo di sentimento potrà sempre incontrare un fenomeno che vada a cavalcarlo, che utilizzi o meno il terrorismo. Però appunto io più che concentrarmi sul terrorismo, che è la tattica, cioè, come dire, il modus operandi di un fenomeno, conviene guardare al fenomeno, e l'insurrezione sunnita c'è, cioè arabo-sunnita da quelle parti, come dice lei, è sopita e potrebbe riemergere, e potrebbe riemergere anche adoperando il terrorismo. Grazie. Un'ultima domanda, se avete qualche curiosità. Prego. Tutto grazie. Volevo chiedere, con anche gli ultimi fatti degli ultimi giorni in Russia, c'è sempre lo spettro di una balcanizzazione del territorio russo. La domanda è molto semplice: in che modo, se eventualmente potrebbe essere qualcosa di positivo per l'Italia, una Russia balcanizzata? Quest'ora dobbiamo chiedere cose più semplici, non si fa domande così intelligenti, non va bene, cioè, bisogna chiedere, che so, a Prigozhin, non so, che diavolo fa la sera, sarebbe stato tutto più semplice. No, ovviamente scherzo. Può essere nell'interesse dell'Italia una Russia balcanizzata? Intanto vi complimento perché per una volta si discute dell'interesse della nostra collettività, non del sesso degli angeli, l'interesse dell'Europa, insieme, ha capito bene quale sia, dove arriva, perché la Polonia abbia il nostro stesso interesse, il Portogallo, però noi ci piace definirla così e va bene. Invece qui siamo molto concreti e questo mi emoziona. Una Russia balcanizzata, che vuol dire fatta a pezzi, credo anche in una situazione di entropia o di scontri latenti o patenti interni, non penso possa essere uno scenario favorevole a noi in quanto tale, perché il caos alle porte di casa. Il paese che ha il più grande arsenale atomico del pianeta, non sono nemmeno io a stabilirlo in forma inedita. Quando l'Unione Sovietica crolla, il primo a spaventarsi è Bush padre, che era allora presidente degli Stati Uniti, che se è andato a rivedere i documenti non esprime nessuna soddisfazione, è cauto a livelli incredibili, e addirittura il primo atteggiamento è quello di impedire la dissoluzione dell'Unione Sovietica, cioè dire, comunicare immediatamente alle repubbliche, che erano state repubbliche federate, socialiste, che non potevano secedere, che non potevano andare dove volevano. Credo che questo identico sentimento apparirebbe pure se succedesse adesso, quello scenario, che non possiamo considerare nel nostro interesse. In fondo l'Italia ha contribuito in questi anni in maniera scellerata, forse troppo, nel senso, il nostro margine di manovra è molto risicato, però torto collo ci siamo più volte spesi per creare confusione nel nostro estero vicino. Esempio, noi non volevamo, non è un'interpretazione, proprio era proprio la posizione dei nostri governi all'inizio degli anni 90, che la Jugoslavia si dividesse. Famosissima frase di Gianni De Michelis, che non era per niente un inetto, anzi esattamente il contrario, era un ministro capace, che rivolgendosi al collega sloveno, diciamo così, più o meno, ma per semplificare, non era il suo omologo, ma veniva dalla Slovenia: se volete uno Stato indipendente, trovatevi un altro continente, perché qui non c'è spazio. L'Italia passa in 6-7 anni a bombardare la Jugoslavia, senza insegne peraltro, i nostri aerei, gli italiani non ci interessa niente, ma i nostri aerei bombardano la Serbia alla fine degli anni 90, ai tempi del governo D'Alema, senza insegne, cioè perché ufficialmente noi non partecipavamo. Così l'Italia si impegna, soprattutto nella parte post-guerra fredda, a proposito di sigle, a riportare totalmente sotto la sua sfera di influenza la Libia, fino a firmare poco prima del 10 un accordo di profonda amicizia, anche con pagamento delle riparazioni coloniali. All'epoca lo firmò Berlusconi con Gheddafi, Gheddafi venne a Roma, a Villa Panfili, con le tende, non so se vi ricordate, in modo alquanto folcloristico. Nel 2011 i nostri amici, soprattutto francesi, ma anche britannici, proprio per togliere all'Italia questa influenza netta sulla Libia, distrussero nel nome delle primavere arabe un regime che era impresentabile, attenzione, su questo siamo tutti d'accordo, ma
non è che gli Stati Uniti non abbiano alleati, non abbiano soci impresentabili, il Vietnam ad esempio, l'Arabia Saudita, in confronto la Libia rispetto all'Arabia Saudita era quasi uno stato illuminato, che qualcuno la racconti, sono ovviamente classifiche di cui mi scuso perché la Libia non era illuminata in niente. Ebbene, nel 2011 intervengono francesi e inglesi soprattutto per toglierci la nostra influenza, poi finiscono letteralmente le munizioni, allora devono arrivare gli americani per finire il lavoro e noi a quel punto, davanti all'assoluta distruzione della nostra influenza, bombardiamo anche la Libia. E la motivazione che diamo era per evitare che i francesi bombardassero i pozzi gestiti dall'ENI, che è una parte della verità. Ecco, più volte in questi anni noi abbiamo contribuito, non per scelta, ma per assenza di peso, ognuno ha la sua categoria, la sua taglia, a distruggere il nostro estero vicino. E questo io eviterei che avvenisse anche in Russia, perché l'entropia assoluta non conviene a nessuno. Forse solo i polacchi vorrebbero arrivare a tanto, forse gli ucraini, ma possiamo certo comprenderli. Sembra che abbiano qualche attenuante, uso un eufemismo, a noi converrebbe meno. Sarebbe necessario trovare una misura e non è mai semplice. Grazie ancora. Grazie davvero di tutto. Ricordo che all'ingresso trovate l'ultimo numero e qualche numero precedente di Domino. È una rivista veramente interessante che approfondisce tutto quello che ci ha sintetizzato mirabilmente. Ricordo che probabilmente faremo un montaggio degli 8 incontri e che vi comunicheremo quando questo montaggio sarà pronto, lo proietteremo qui e poi magari continueremo, grazie anche ai nostri relatori, ad approfondire anziché continentalmente, nazionalmente una cosa. Grazie a tutti. Arrivederci e grazie ancora. Grazie, complimenti. Grazie, bravo. Bene, grazie. Ci vediamo adesso, speriamo di farlo. Bene, ciao, poi ci andiamo a sentire. Je serai face à la mer qui viendra battre les rochers, giflant, cinglant, usant la pierre, frappant, s'infiltrant, déchaîné, et en moi sera le désert, n'y entrera ciel tourmenté. Et je serai face à la mer, statue de chair et cœur de bois, et ma forêt, désert en moi, qu'importera l'heure sombre ou claire, et je serai face à la mer, et ma forêt, désert.